Buonasera a tutti. Volevo solo così parlarvi due minuti dei nostri personaggi illustri, così se qualcuno ha voglia e tempo può fare una ricerca più approfondita, così andare a guardare chi la nostra città, chi ha dato i natali. Innanzitutto Cesare Pascarella, che è uno scrittore, poeta, membro dell'Accademia dei Lincei. In realtà non era proprio di Fontana Liri, però era nato a Roma, ma si è sempre considerato un fontanese e ha fatto ritorno più volte nella nostra terra, ha scritto anche diversi scritti che riguardavano la ciociaria. Poi Nicola Parravano, che è un insigne chimico, chi ha studiato a Roma penso conoscerà la Sala Parravano, che è stato già presidente del Dipartimento di Chimica dell'Università di Roma, ha avuto la cattedra di Chimica Inorganica ed è stato presidente della Facoltà di Matematica e Scienze Fisiche e Naturali, sempre all'Università di Roma, dopo aver insegnato a Firenze. Poi Vincenzo Bianchi, che è uno scultore che ha creato una corrente nuova, i nuovi primitivi, che ha esposto in numerose, quasi in tutto il mondo praticamente, opere scultoree e ha vinto numerosi premi internazionali. Per finire poi ai Mastroianni, conoscerete senz'altro Marcello, ma anche lo zio, che era Umberto Mastroianni, anche qui uno scultore molto famoso di un'avanguardia di post-futurista, che ha esposto in tutto il mondo, che ha avuto un successo dopo aver vinto un premio prestigioso alla Biennale di Venezia e fino agli anni 40 si è dedicato più alla scultura classica, per poi passare a delle opere che rappresentavano un po' il dolore e tutto ciò che era legato alla sofferenza della guerra. Quindi probabilmente siete stati a Frosinone, ma anche a Cassino, ma anche a Cuneo ci sono esposti dei monumenti in ferro del maestro Mastroianni. Marcello Mastroianni lo conoscete tutti, è un attore di fama internazionale che ci ha rappresentato in tutto il mondo, non solo come fontanesi ma soprattutto come italiani. Era un personaggio che comunque non ha mai rinnegato le sue origini, anzi portava sul grande schermo un po' quel carattere un po' bonario, un po' pigro, che contraddistingue anche la nostra terra. Quindi se avete voglia, se avete tempo, potete un po' approfondire le ricerche, non tanto su Marcello Mastroianni, che conoscete senz'altro tutti, ma gli altri personaggi che magari sono meno conosciuti al grande pubblico.